Il film invece è pronto da gennaio e appunto stiamo aspettando qualche location per proiettarlo. Ancona da brivido. Nel capoluogo dorico è stato girato il film La tigre veste di nero, che si ispira al miglior cinema horror con un cast tutto anconetano. La trama è tratta da un romanzo del parrucchiere del Brivido, così è stato soprannominato Roberto Ricci, anconetano doc, che oltre a tagliare i capelli ama scrivere racconti da paura. I giornalisti hanno associato la mia professione principale alla passione per la scrittura thriller e da qui il parrucchiere del Brivido. La trama vede un serial killer girare per le vie di Ancona e uccidere giovani donne, serial killer soprannominato dalla stampa La Tigre per la sua ferocia. È un grande omaggio al cinema thriller italiano degli anni 70 e 80 e in principal modo i primi gialli di Dario Argento. Ho pubblicato quattro libri, adesso entro l'anno uscirà un nuovo libro che è una storia appunto del cinema thriller horror italiano, un lavoro molto impegnativo che mi ha occupato gli ultimi 2 anni di vita. Il film è stato girato ad Ancona e zone limitrofe, nei luoghi simbolo e non solo. Un'Ancona oscura che con questa pellicola torna ad essere protagonista della settima arte. Un'Ancona molto oscura, molto inquietante, diciamo anche molto argentiana. E sì, si vedrà Piazza del Papa, si vedrà il Passetto, insomma, si vedranno parecchie zone di Ancona. Come anconetani sono anche i componenti del cast, sia tecnico che artistico. Ci siamo subito posti l'obiettivo di fare due cose: omaggiare Dario Argento e soprattutto omaggiare la città di Ancona, che per un racconto del genere giallo risulta perfetta. Location come Piazza del Papa, il Passetto soprattutto, la Mole, sono perfette. E da qui, da un racconto di 20-30 pagine, abbiamo cominciato ad aggiungere, a immaginare alcune scene, modificarne altre. E alla fine, da un corto di 10 minuti, ne è uscito un mediometraggio di 35-37 minuti.